Weekend di sorprese nella 22esima giornata del campionato di Serie C pugliese. Non per la capolista Castellano Udas Cerignola, però tornata al successo nel testa coda contro Olmor Lecce per 96-49. Tornano 6 punti di vantaggio su Cestistica Ostuni, che contro Basket Fasano incappa nel secondo KO casalingo consecutivo. Con oltre 50 punti del duo Santoro-La Quintana, la squadra di Marzulli passa per 89-77. Porta ora a 7 i successi consecutivi, agguantando una affollatissima terza posizione. Ben 6 le squadre a quota 30, cui si ferma la Diamond sconfitta in trasferta dall'Angiulli. I ragazzi di Vigilante inseguono i baresi per l'intero incontro e soccombono alla fine di un sol punto per 64-63. Pronto l'aggancio di Olimpica Cerignola, vittoriosa su Cestistica Barletta, e di Adria Bari e Nuova Aglius San Severo, corsare rispettivamente a Castellaneta e Brindisi in casa di Poseidone. Da registrare nella squadra di coach Panizza l'esordio della guardia italo-argentina Beltran. Zona playoff virtualmente consolidata sino a 28 punti, cui arriva Web in Manfredonia dopo il successo interno contro Invicta. Allungato così a 8 il divario dai brindisini e dal decimo posto. Nelle ultime posizioni sussulto anche da parte di Virtus Ruvo, che vince a San Teramo contro Murgia e la stacca in classifica, posizionandosi al quintultimo posto solitario. In Serie D, sempre in vetta, Libertas Altamura e Sunshine Vieste. La squadra di Laterza si impone sull'ostico campo di Aurora Brindisi, mentre quella di De Santis si afferma a Rutigliano con Neil tenuto a riposo. A quota 28 l'altra coppia formata da Menzana Mesagni è vittoriosa su Basket School Martina con un calò in gran spolvero, e da Pimonopoli Corsara a Calimera. Pallacanestro Lecce si impone in casa su Magic Galatina e si insedia solitaria al quinto posto, approfittando del turno di riposo di US San Pietro e della caduta di Officine Santulli Bari in casa di Action Now. Decisivo per la quinta vittoria consecutiva dei monopolitani il contributo finale del 15enne Calisi, prodotto del vivaio. Nelle ultime posizioni, la vittoria interna di Junior Brindisi su Aspi Santa Rita vale l'avvicinamento all'11° posto, ancora l'appannaggio dei tarantini.